Allora, eravamo rimasti che vi devo far vedere la pellicciotta. Potrei farvi vedere anche l'outfit, ma sono facendo un disastro con questo video haul ogni volta. Allora, la pelliccia è questa, l'outfit è questo, e ve lo faccio. Prima vi faccio vedere l'outfit. Scusate, faccio sempre le cose un po' in disordine. Allora, l'outfit è composto da questa t-shirt che trovate da Bershka a 1,99 euro. C'è scritto spettacolare, un pochino anni 80, mi piaceva per quello. Non sono amante delle t-shirt, però ogni tanto ne compro. Gli occhiali sono super kitsch, io li amo follemente, tipo super anni 80 per fare qualche foto un pochino retro. I jeans sono di Chiavi, sono non di Chiavi, di Zizouki, mi piacciono. Anche se sono la taglia 40, difatti ero pronta per venderli, poi ho visto che mi stavano abbastanza bene, nonostante abbastanza aderenti, forse è un modello che dovrebbe stare molto più largo, però mi piaceva l'effetto così un po' anni 80, quindi li ho presi. Li ho abbinati alle mie décolleté di Primark, queste qua marroni, camel, e questo è l'outfit, ok. Faccio vedere con il risvoltino. Mi piace comunque questo jeans, nonostante sia un jeans un pochino, insomma, anni 80, mi piaceva. E stranamente che è una taglia 40 mi va, cioè molto strana la cosa. Ero due o tre, li ho dovuti mettere in vendita, cioè li devo mettere in vendita, li ho fatto usare un po' di cernita. Questa è la mia mitica pellicetta. Per uscire sarò così. Pelliccia, so che è un abbinamento un po' particolare. Pellicetta, magliettina t-shirt e jeans. Oggi che il tempo lo consente, non ho sulle calze, vedete. Solo perché c'è una bella giornata e ieri, che era uguale ad oggi, ho avuto veramente caldo con sotto i collant, quindi sono felicissima di aver abbandonato le calze. E la pelliccia mi ricordo che vi era piaciuta tantissimo, quindi ve la ripropongo. Anche a me piace molto, soprattutto abbinata in questa maniera qui. Per stare in casa, invece, siccome la pelliccia è un po' ingombrante, ovviamente ho optato per questo blazer che ho preso da Vincenzo e che ho pagato 4 euro. E in abbinamento molto semplice, costava 50 come listino, c'era su. Carino, non vale ovviamente 50 euro. Carino, non trovavo, cercavo un blazer marrone così al volo e ho scelto questo. E la cintura è quella di Prima Donna. Come borsa, solo per il blazer, perché con la pelliccia non so se starà bene, ho scelto questa qua, che ricorda un pochino Gucci dell'anno scorso ed è di Stradivarius, l'avevo presa con i saldi. Non so se ve la ricordate, a me piace tantissimo. E questo è l'outfit, molto semplice. Se, non è semplice, non è molto nelle mie corde, però mi sento bene. Ieri ho provato tre paia di jeans da talli, non c'è stato verso di. Forse ancora meglio Zuiki, tutti quelli che ho di Zuiki mi trovo da Dio. Tantissimi altri jeans mi trovo davvero male. Borsa Zuiki, Chiavi, sono i jeans che mi piacciono di più. Comunque la pellicetta, la signora pellicetta rosa Barbie, è questa. Ne ho già una più corta, di Prima Donna, quindi tante volte rischio di comprare i colori doppi. Ora con questo outfit non ci azzecca un tubo, però a me piaceva tantissimo, è molto Barbie style. Non so, poi con questo trucco così non ci azzecca proprio nulla. Comunque immaginatevela in altre salse, è proprio una peluciosissima peluciosità che non potete capire quanto è bella. Ed è pesantissima questa, come quella di. È come quella di cosa? Di. Come si chiama? Come quella di Besta che vi ho fatto vedere. Io la adoro e ci ho voluto investire 30 euro perché non era una cifra esagerata per essere una pelliccia così morbida e così peluciosa. Ho da farvi vedere l'ultimo negozio. Questi non li definirei regali di San Valentino. Perché no? Però mia mamma è entrata in questo negozio che è praticamente un negozio che a me non fa impazzire. NKD mi ricorda un po' Tacco Fashion. A tratti un po' meglio, a tratti meno, dipende. Comunque lo ricorda tantissimo. E c'era un ulteriore sconto 50% sui saldi. Sapete che quando ci sono questi sconti, noi andiamo, diventiamo matti. Io divento matta, voi. Ho comprato delle cosine che adesso vi faccio vedere. La prima cosa è un parka primaverile. Mi direte, hai rotto le palle perché ti compri 50.000. Stai ricomprando 50 milioni di parka. Li avevo appena. 2 anni fa li avevo appena, diciamo, eliminati, rivendendoli perché non li usavo. Comunque questo parka qui veniva. €19,90, non era neanche carissimo. Qui la taglia 42 italiana corrisponde a una 36 europea. Non chiedetemi il perché a casa mia la 36 europea corrisponde a una 40. Comunque l'ho pagato 5 euro. È fatto bene questo, ve lo devo far vedere anche questo indossato, una sorta di try on haul.
versione proprio approssimativa. So che a voi piace lo stesso. Mi sta cadendo tutto, vabbè. È molto carino addosso, sembra più un effetto spolverino più che parka, quindi l'ho voluto prendere per questo motivo. Ho preso appunto la taglia 42 e l'ho provato su così un po' alla belle meglio. Mi piaceva perché sì, è un parka, però resta un pochino più elegantino, vedete, fatto così. Carino, dietro ha tutto il pizzo, non so se notate, ok? E boh, leggerino, super confortevole, qua bisogna tirare diciamo i laccettini. Non so, per 5 euro mi è sembrato carino, essendo un acquisto comunque nuovo. Ho voluto prenderlo perché mi piaceva tutta la banda qua di pizzo, diciamo, della parte dietro. E quindi l'ho assolutamente voluto prendere, l'ho immaginato anche con dei vestitini, per cambiare un pochino stile e non essere sempre così troppo bon ton, visto che già sono abbastanza bon ton nello stile, quasi retro, quasi vintage. Quindi ogni tanto vorrei anche provare altri stili diversi senza esagerare troppo. Poi ho preso un vestito sempre primaverile. Quindi sono già improntata per gli acquisti, diciamo, primaverili. Questo è praticamente, questo a 7,99, l'ho pagato, ma perché non c'è sull'etichetta con lo sconto, ho pagato poco, tipo 3 euro. Secondo me, non so, ve lo voglio dire. Quindi vediamo se c'è su. Giacca, vestito senza maniche, 7,99. Boh. Vabbè, comunque ho pagato poco, 3-4 euro, 3 euro forse. Un vestito blu navy, blu a righe, molto marinaretto, carino, con lo scollo a barca che a me piace tantissimo. L'ho immaginato con una bella fascia, con una bella cinturina in vita, innanzitutto, magari rossa, una bella fascia nei capelli e una bella décolleté o sandalo, carino, appena la stagione lo richiede. Spero che non segni troppo le cicce, però mi sembra abbastanza ampio. Ho preso la taglia però S perché vestono davvero grandi. Poi ne ho preso un altro, anche questo molto carino. Questo so già che mi piace lo stile tutto, quindi ero già tranquilla. L'altro un po' ho pensato magari segna le cicce, non segna le cicce. Invece questo sono andata abbastanza proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla. E infatti è questo qua, l'ho pagato. Veniva in sconto 9,90, poi c'era l'ulteriore 50%, ho preso la S e il suo prezzo di listino era 14,99 euro, quindi da 14 euro ho pagato 5, ho pagato praticamente un terzo. Vestito bianco e nero, ho già qualcosa di simile in questa fantasia, però mi piaceva tantissimo la gonna che scendeva così con il pizzo. Molto molto bella, molto femminile, un vestito che appunto lo si mette e si è subito vestiti, nel mio caso almeno. Anche questo da impreziosire con degli accessori magari rossi. È molto carino, carina anche la gonna con tutto il macramè. Fatto bene, segna proprio bene bene la silhouette senza stravolgerla, mi piace. Poi ho preso per 7 euro questo giacchino, un po' particolare però insomma non potevo lasciarlo lì. Costava 30 euro, quindi questo è stato un affarone perché l'ho pagato 7,50 euro, taglia 42. Cioè questo è stato veramente un affare. Ne ho già uno simile di tipo con i fiori così, cioè non è simile, è più bello questo secondo me, l'altro è fatto un po' più bomber, che io sapete che quei bomber non ho proprio un bellissimo rapporto, cioè mi piacciono tanto, magari mi piaceranno tra un po', adesso mi ero un po' stufata, li ho usati tanto e poi mi sono stufata, questo è fatto più a chiodo, per 7 euro, mi è sembrato carino, nero con tutti i fiori, un pochino così luxury, cioè non è luxury, boh sì, è un po' luxury perché è lucidino, cioè non so se si nota, vedete, questi fiori, è un tessuto tipo tecnico, abbastanza carino. Bello, anche questo con un semplice jeans. Quando io non ho voglia di vestirmi, mi metto una canottiera nera, questo, il jeans, se trovarne uno decente, la décolleté nera, sono vestita, cioè non ho bisogno di nient'altro. Poi ho preso, viene da ridere perché veramente, ho preso delle mutande per andare a dormire. Ora adesso non voglio le polemiche tipo che non sia sexy e bisogna andare a dormire sexy perché non me ne frega niente di andare a dormire sexy. Voglio, tante volte poi io dormo sola perché Simone fa la notte, quindi non mi rompete. No, sto scherzando però, cioè dai. A me piacciono le mutande per andare a dormire, belle comode. Poi a volte dormo anche col perizzomino, a volte dormo anche con la brasiliana. Però normalmente se proprio c'è cioè, anche l'inverno quando non c'è sbatti o l'estate che sei in mutande non è che vado col perizoma cioè, io vivo con i cani quindi non è che sia il massimo essere lì con tutte le grazie in vista quindi io scelgo delle mutande comode cioè pensate anche a quell'aspetto lì e, tanto, e spesso e volentieri dormo da sola ma non è comunque una scusa mi piacevano queste mutandone e quindi le ho comprate fatte tipo un po' a culotte da 3,99 euro costavano 4,99 euro l'ho pagate 2 euro sono due paia.
rosa, proprio Barbie. Ma chiamiamole le mutande da ciclo, dai, facciamo così, però va bene, sono anche simpatiche. Vabbè, in cotone, carine. Poi le mutande le demolisco perché in lavatrice mi si rovinano sempre, quindi ho sempre dell'intimo molto, molto sdrucito che devo cambiare spesso. Questa fascia per capelli da 3,99 euro, era 1,99, quindi l'ho pagata 1 euro. E in ciliegia verde, così. Boh, non so com'è. Parte i fili da tagliare, vabbè. Comunque, per 1 euro. Sì, dovrò sistemare un po' i fili perché, insomma, potevano anche sistemarli, vabbè. Poi ho preso una sciarpina maculata. Anche questa è costata pochissimo, un euro, praticamente era 1,99 euro. Mi piaceva perché era un maculato molto caldo, fatto a foulard con questa parte qua salmonata, carina. E questa è una sciarpina carina, per dare un po' di tocco, diciamo. Un bel vestito magari nero, beige, salmone, questo sopra, o sopra anche un giacchino in pelle, o sopra anche il trench, mi piacerebbe anche sopra il trench beige. Speriamo che questa sia la stagione, la primavera che arriva, sia la stagione dei trench, perché veramente sono 2 o 3 anni che io non riesco più ad utilizzarli. E l'ultima cosa, una gonna, ho preso la XS, non sto scherzando. Veramente, se uno vuole sentirsi super magro, deve andare da NKD, continuo a dire NDK, che forse è un'altra sigla, perché veramente l'XS qua mi va perfetta. E quindi se uno vuole sentirsi stramagro e dire, andare in giro a dire che c'ha l'XS, invece c'ha la M, tipo me, M abbondante, e può andare a vestirsi qua, perché cioè, non è normale però che siano così grandi le taglie. Comunque è una scelta di marketing anche questa. Ho preso questa gonnellina qui a tubino, di queste qui morbidose, mi piaceva la fantasia e l'ho pagata a 2 euro a prezzo scontato. Non è che costasse tanto perché era 6 euro, però insomma per 2 euro ho pensato di fare qualche outfit così, col tono bruciato, mi piaceva il quadrettino così. E niente ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il mio shopping, regali di San Valentino, shopping mio, con i saldi, gli ultimi, proprio gli ultimi saldi, gli ultimi, gli ultimi. Spero che il video vi sia piaciuto, io adesso vi farò qualche foto outfit. Ci vediamo nel prossimo video ragazze. Ciao! Aspetto di leggere tutti i vostri commenti. E niente, che altro dirvi? Ho visto che sono aumentati un sacco gli iscritti nell'ultimo mese, non mi ero accorta, ma mi è arrivata l'email da YouTube con tutti i dati riassuntivi e ci sono più 161. Il mese scorso ho avuto 161 iscritti nuovi, quindi ringrazio tutti i nuovi iscritti e spero che continuino a salire. Non mi piace fare pubblicità, tipo mettete il campanello, mettete mi piace, segnate, no, fatelo se volete farlo, però non sarò io a dirvelo perché è noioso, anche se tanti non si ricordano, però sì, iscrivetevi, cioè, continuate a iscrivervi perché dobbiamo crescere e io voglio che il canale cresca in maniera sana, quindi molto spontaneamente, quindi non farò mai propaganda, almeno per ora, poi non lo so, nel futuro magari la farò, però vi ringrazio comunque di questi nuovi iscritti che tutti i giorni vedo che c'è qualcuno di nuovo, quindi fa sempre molto piacere controllare e vedere che appunto la cosa sale al posto che scendere o al posto che restare così piatta. Ci vediamo, cioè più che altro poi uno è anche stimolato a continuare a farvi video perché veramente altrimenti c'è poco stimolo, uno può essere stimolato da solo, però comunque fa piacere avere un po' di riscontro. Ci vediamo nel prossimo video ragazze, ciao!